Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e finalmente ci ritroviamo dopo un bel po' di mesi con un video, e questa volta un video particolarmente piacevole per me, perché vado ad effettuare un unboxing, ragazzi. Sì, Magic, ragazzi, andiamo a scoprire la pedaliera P2000, che vi dico subito, me ne sono innamorato appena l'ho vista. Cioè, manco sapevo le qualità di questa pedaliera e me ne sono innamorato. Avremo modo di poter discutere di questa pedaliera e soprattutto dell'Arc Team, che sono andato personalmente a vedere e a trovare, che ho avuto un'accoglienza veramente fantastica. Cioè, mi sono sentito subito a casa grazie a loro, e mi hanno presentato questa pedaliera e non solo, e ho avuto appunto la fortuna di poter testare questo gioiellino appunto della Team Magic. Ho scelto la versione 3 pedali perché mi sono detto bisogna battere il ferro finché è caldo. E mamma mia ragazzi, P2000, ragazzi, mamma mia. C'è lo scatolo già, il peso mi dice tantissimo. Allora, il packaging è di qualità, ovviamente. 200 kg la cellula, la versione lunga dell'acceleratore e con frizione. Mamma mia, ragazzi, la piastra. Oh, la piastra. Mamma mia, è spettacolare, aspettate, bellissima. Con, qui ci sono le istruzioni in giapponese, cinese, ringraziamo. E poi andiamo a vedere questo gioiellino. Allora, questo è il pedale dell'acceleratore versione lunga, come ho provato io. Poi abbiamo oh, mamma mia, guarda qua che, che strumentazione bellissima. Non ho parole, ragazzi, non c'è cosa da dire. Qui ci sono le piastre per gli altri due pedali. Ecco qua, con lo spessore, non so se riuscite a vederlo, intanto non so se si vede la mia emozione per una pedaliera di questo livello. Cioè, guardate che la ruvidità che c'è per un grip ottimale, ha un certo suo peso. E poi invece l'acceleratore, che è molto liscio, anche qui spessore, mamma mia, spettacolare proprio. E mo' mi tocca, aspetta che manca il resto, ragazzi. Mamma mia, guarda qui, guarda che packaging bestiale. E mo' la devo montare. Mamma mia, che bella. Tutta una serie di, mamma mia, ci sono le molle colorate, che poi mi leggo le istruzioni, quali sono più dure, quali meno, sono di un materiale di acciaio, le viti, questo secondo me è il l'acceleratore, che bello, ragazzi, mamma mia che bella che è. Aspetta, vabbè, tiro tutto fuori. Qui c'è dove si mettono i connettori. E poi un'altra parte. Siccome, ecco qua, questo con il pistone. Ah, le regolazioni poi tutte da studiare, ovviamente, ragazzi. Fantastico.
l'ho messo un po' in casino qua. Poi guardo se c'è altro, queste sono le istruzioni. Quindi la scatola bellissima. Allora, materiale di altissima qualità. Cioè proprio dal tatto si sente, eh? Cioè da quelle che sono le prime sensazioni, ovviamente. Poi un packaging fenomenale. Beh, io avevo visto la recensione del mitico Mirko De Santis, il mio amico, che ne aveva parlato molto bene. Vi spiegherò poi le motivazioni per le quali ho scelto questa qua, e secondo me molti di voi gradiranno la mia opinione in merito. Io quello che vi posso dire, ragazzi, che già solo a vederla così il materiale sembra di altissima qualità, anzi lo è. E perché Arc Team sono stati veramente gentilissimi, professionali. Però ragazzi, metto proprio la luce, vi faccio vedere che figata pazzesca. Allora, io con gli unboxing non è che sono quelli che li sa fare bene, però vi posso dire che l'aspetto è bellissimo. Adesso li monto e poi ci vediamo ovviamente dopo per il risultato finale. Ce l'ho fatta, ragazzi, eccola qua, montata la Sim Magic pedaliera P2000 con cella di carico da 200 kg, ragazzi. Devo dire che ci ho messo un pochettino, perché giustamente è la prima volta che montavo una pedaliera di questo genere qua, tutta smontata, però quando si capisce come si fa, eccetera, è molto semplice in realtà. Devo dire che qualitativamente, ragazzi, è una bomba spettacolare. Tutto, tutto a livello di tatto visivo, wow. Non c'è altro. Io l'ho provata, ovviamente, già montata su una postazione. Adesso non ho la possibilità, la sto aspettando. Poi ci sarà modo di poter fare anche l'unboxing, l'unboxing e magari anche il montaggio della postazione. E ragazzi, non vedo l'ora di poterla provare di nuovo, perché è veramente fighissima. Ci sono le regolazioni praticamente incredibile, partendo da una frizione, mamma mia, senti che botta, il freno spaziale con le molle che ho lasciato standard, perché sono quelle ottimali che consiglia Sim Magic, ma come vi ho fatto vedere ci sono le molle che sono qui per adattarsi a tutte le esigenze, anche cambiare molla della frizione se non sbaglio, un acceleratore che addirittura c'è una ghiera qui con 6 posizioni, insomma c'è modo di fare anche una bella recensione in merito. Però sapete che io sul tecnico, il tecnicismo non è proprio il mio forte, quindi parleremo sensazioni che dà questa pedaliera, che già ho provato, vi dico ovviamente, sono veramente molto soddisfatto. Perché proprio visivamente è bellissima, ragazzi, cioè è una cosa incredibile. Comunque, se questo unboxing con il montaggio rapido, anzi istantaneo, vi è piaciuto, come al solito vi invito a lasciare un pollice in su, ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, per avere notizie in merito, e spero il più presto possibile, di questa pedaliera. Mi è arrivato anche il volante, che vi spiegherò dopo la storia di questo volante. E niente, noi ci vediamo come al solito questa volta prestissimo. Poi parleremo anche della location, ragazzi, che ci sono novità, ecco perché sono stato assente tutto questo tempo. Da Fabris è tutto, un abbraccio, ciao!